Ilenia e Armando hanno coronato il loro sogno d'amore con nozze da favola celebrate nel pomeriggio di ieri e proseguite nella incantevole location di Palazzo Mattina, nel cuore del centro storico di Gela. Un amore nato qualche anno fa e consolidato dalla nascita di un figlio che è fonte inesauribile di gioia per tutta la famiglia. Una giovane coppia di origini gelesi che ha voluto vivere il giorno più importante della vita proprio nella città del Golfo per godere di un affascinante scenario in riva al mare. Siamo contentissimi della location, della Dobby che ci hanno fatto e siamo fieri di aver scelto questo locale. Anche il tempo ha permesso questa magica serata e siamo contentissimi. Desideravo sposarmi al mare e con la scusa che abbiamo qualche parente abbiamo deciso di sposarci qua. Poi abbiamo trovato questa location che era fantastica e allora un sogno avverato. Ci siamo conosciuti qui e dopo abbiamo deciso di sposarci qui. È un'emozione incredibile, bellissima. Gli auguro tutto il bene di questo mondo agli sposi, a mio figlio, a mia nuora e il bambino. Una soddisfazione immensa, per fare contenti i figli si fa questo e altro. I figli sono la nostra vita, quindi automaticamente speriamo che vadino avanti con tanta gioia e con tanta felicità. La mia figlia è bambina e poi tutto un tratto è una donna, perché la vedi con l'abito e vedi che deve andare da sola, anche se ha un figlio di 7 mesi, però è spettacolare vederla vestita, vedere la propria figlia vestita da sposa, è un'altra cosa. Chef, siamo nel suo regno, cosa state preparando? Il primo sono delle trofie con codini di scampi, gamberoni e una mousse di cime di rapa. Mousse di cime di rapa proprio perché è uno dei piatti più gettonati nella nostra cucina, perché mio padre è d'origine pugliese e quindi diciamo che diamo un po' di importanza alla sua terra. Cerchiamo di valorizzare tutti i prodotti del periodo e quindi cercare di utilizzare prodotti che sostanzialmente ci offre la terra e il mare nel periodo in cui ci troviamo. Il 90% dei matrimoni che facciamo sono tutti d'estate e quindi cerchiamo di valorizzare più dei menù a base di pesce. Una difficoltà e una gioia nel gestire uno staff così enorme? La difficoltà diciamo che sta più nel primo periodo, per cercare di farli entrare nella propria brigata come se fosse una famiglia. Poi, passando questo passaggio, alla fine si è tutti insieme come un'unica famiglia, quindi non c'è una difficoltà assolutamente, ma il lavoro diventa una gioia, principalmente ci divertiamo. Palazzo Mattina si conferma una suggestiva e splendida location per i ricevimenti. La nostra famiglia ha fatto in modo di realizzare una sala trattenimenti in centro storico con tutti i servizi possibili e le criticità superate che il centro storico stesso offre nella sua bellezza. È un evento che per noi è molto importante, è il primo matrimonio per la nostra struttura, ma è il primo matrimonio in centro storico, in una sala trattenimenti del centro storico di Gela. E un grazie va dato soprattutto anche ai nostri partner, alle nostre collaborazioni, frutto anche di una stretta intesa con le nostre wedding planner che gestiscono l'evento nella perfezione. Abbiamo approfittato di una struttura importante che è il parcheggio arena e abbiamo dotato la nostra struttura di un transfer privato per gli ospiti dal parcheggio arena al Palazzo Mattina. Fra i tanti servizi abbiamo anche un servizio di sicurezza con guardia giurata, dove garantiamo che tutto l'evento si svolga nella massima serenità e tranquillità. Il nostro compito naturalmente è quello di coccolare gli sposi, comprenderli e assicurarli che tutto vada bene e che questo sia, che il giorno del loro matrimonio sia il giorno perfetto che ricorderanno per tutta la vita.